Findu e Nidio. E questo è 4 più. No. Come no? Sapevo... effettivamente questo non può essere un gioco, quindi... 5 euro. No. Il prezzo di 5 euro buttati via. Sì. Veramente... No. Con 5 euro ci potete fare tantissimo, anche bruciarli e vederli bruciare è un passatempo molto più costruttivo rispetto a comprare questa schifezza. Allora, Sturgeon. Sturgeon, cioè non ho detto il nome. Se andate in tutti i migliori bagni d'Italia troverete anche questo. C'è proprio il distributore automatico di Sturgeon. Partiamo con un pochino di problemi di questo gioco prima di vederlo. Vabbè, proprio dobbiamo guardare i lati positivi. Non riesce ad andare in bagno a evacuare la cosa marrone. Fai una partita. Una partita no, una partita non ci arrivi in fondo. A stare lo guardi. Un secondo, guarda, devo già andare, cioè. Ci arriveranno denunce da quelli che hanno creato questo gioco. Ma quelli che hanno creato questo gioco sono persone inutili. Povere persone inutili. Allora, partiamo da dei lati molto semplici, tanto per analizzare il gioco. Partiamo proprio dai lati più semplici, guarda come si apre malissimo, non si richiude, questo schifo, queste sono le regole, un fogliettino e vabbè ci sta, ora le carte da questa distanza poi magari le facciamo vedere meglio da vicino, però sono di dimensione diversa, si danno un gioco di carte con carte di dimensione diversa e con qualità terribile, si attaccano tutte tra di loro, ora va bene 5 euro, diciamo, però no. No, io non mi riesce neanche di rimontarla. Ma perché fa schifo la mano? No, forse sono un po' spastico io. Ora, vabbè, carte. Oh, ce l'ho fatta. Ci sta che siano fatte male le carte. Ma ora, un'idea di base di un gioco su degli storioni. Quanti di voi sono andati a pescare uno storione in vita loro? Io vado tutti. Chi cavolo se ne frega degli storioni? No, poveri storioni. Fa veramente schifo, no? Io non ho parole. Comunque, prima di finire di parlare dei dati positivi, perché finora stiamo parlando dei lati positivi del gioco, guardi, diamo un'occhiata alle regole, veloce veloce, e poi ci rivediamo dopo per i commenti. Partiamo con il setup, che è molto complesso, perciò state ben attenti. Mettete al centro del tavolo questa carta, che indicherà il senso del giro, mescolate il restante mazzo e date 5 carte a ciascun giocatore. Fine. Se siete riusciti a superare questo punto alquanto difficoltoso, eccovi le restanti regole. Durante il vostro turno potete giocare quante carte volete, ma solo una di tipo pesce. In totale ci sono ben 3 carte pesce, cioè i Minnow, i Bass e gli Storioni, che da secoli è conosciuto come l'animale più epico mai esistito. Ma sul serio, come si fa a mettere lo storione come protagonista di un gioco? Cioè, lo storione. Insomma, per giocare i Minnow vi basterà metterli gratis sul tavolo, e per giocare un Bass dovete scartare 2 Minnow dalla propria riserva, o mangiarli dall'avversario. Infine, per giocare uno storione, no, via, non ce la faccio, perché proprio lo storione? Comunque, per giocare lo storione dovete scartare o mangiare 2 Bass. Il gioco termina quando avrete 2 storioni davanti a voi. Come detto, potete mangiare i Minnow o i Bass degli avversari, sempre solo per giocare pesci più grandi. Per farlo, devo usare una carta Swim per ogni posto di distanza tra me e il mio avversario, nel senso del giro. Ad esempio, se voglio giocare uno storione, posso scartare un mio Bass e usare 2 carte Swim per mangiare il Bass di questo avversario. Beh, queste sono tutte, ma proprio tutte, le regole che dovete sapere. Oltre a queste però ci sono delle carte in più che potete trovare. Wits, cioè le alghe, che, giocate su un pesce, costringono l'avversario a giocare una carta Swim in più per mangiare quel pesce. Skull, che giocata su 2 pesci dello stesso tipo, obbliga l'avversario a mangiare tutti e 2 pesci contemporaneamente. Chase, che cambia il senso del giro. E infine, il pescatore di storioni, che, detto così, sembra tanto una figura importante. Quando lo giocate fa immediatamente un giro del tavolo e si ferma dal primo giocatore, che ha uno storione. Lo storione in questione viene eliminato dal gioco insieme al pescatore, a meno che il giocatore non usi una carta Swim. In tal caso, il pescatore va al giocatore successivo, finendo il giro su colui che lo ha giocato. Certo, perché se io pago un pescatore per danneggiare gli altri, poi questo può venire da me e danneggiarmi. Dai, e adesso vediamo le vere regole di gioco. Come? Erano davvero queste? Non era uno scherzo, eh? Bello schifo, sì. E quindi eccoci alla fine di questo mega che di tanto mega non ha tutorial. Non ho detto tutorial. Non è assolutamente mega, ma perché le regole di questo gioco sono un foglietto minuscolo. E quante persone in un foglietto minuscolo
riescono a non esprimere bene delle regole. Cioè, se scrivi delle regole in due paginette, almeno scrivile decentemente. Qua invece ci sono dei fraintendimenti, ci sono degli errori proprio a livello di regole. Delle cose terribili, in due pagine sono riuscita a mettere. Sono tre le regole. Sono tre le regole, sono riuscita a scriverle male. Alcune quindi ce le siamo immaginate noi su come dovrebbero essere. Non vi facciamo l'esempio per non complicare troppo la vita, ma veramente c'è un fraintendimento generale all'interno delle regole che è assurdo. Cioè, prima dice una cosa, poi ne dice un'altra. Dovete sapere anche che ci sono addirittura due playtest. Cioè, che sono quelli che provano il beta test di. Sì, provano il gioco prima che sia uscito. Per dire magari questo è sbaglio, questo sarebbe meglio così, questo lo vedrei meglio in quest'altro modo. Due persone. Prendete, non so, un altro gioco, Dead of Winter, c'è una paginata intera piena di persone, ci saranno 200 a dir poco. Due persone. E ci credo di una schifezza del genere, due persone che l'hanno provato. E noi siamo probabilmente i quarti, terzi e quarti ad averlo provato perché nessun altro se l'è preso. È così bello. Fa veramente schifo. Probabilmente è l'unica copia, se siamo orgogliosi, probabilmente è l'unica copia in tutta Italia, perché non penso sia mai stato portato in Italia, se non in casa nostra. Tra l'altro l'ho pescato a caso, non pensavo. L'hai pescato, lasciato per rimanere in terra di pescarci. E quindi per rendere meglio la scala, perché dare da 0 a 5 ci sembrava, cioè non rendi l'idea. Abbiamo aumentato la scala anche sotto consiglio di un follower. 5 non bastava per rendere l'idea della schifezza di questo gioco, quindi siamo arrivati fino a 10. A 10, quindi quanto diamo? Ho detto su 10? 2? 1? 0? 0. Addirittura. E quindi ora siamo davvero alla fine, e magari commentate se siete anche voi dei poveri disperati che si sono ritrovati Sturgeon in casa da qualche parte dove. Spero per voi di no, perché sennò dovete bruciarlo subito. Uno schifo! Ma poverino, si è anche aperto. Ci fu caraccia. Ci si apre la scatola e fa schifo! Magari mettete mi piace per questo grande lancio di Nidio. E iscrivetevi. Ciao Nidio, salutate tutti Nidio, commentate con la screen. Ciao Nidio.